L'aia del Fines, caratterizzata dal fatto che questi ombrelloni sono completamente gratuiti. Infatti, se ne vuoi prendere uno, devi venire la mattina presto, perché specialmente sabato e la domenica che si riempie di locali. Siamo più o meno a metà della zona hotelera. Più economico per arrivare a questa spiaggia e nelle vicinanze del terminal della Deo c'è un ponte in ferro che funge da passaggio pedonale e lì sotto si ferma Pullman della ruta 1, vedete scritto sul vetro R1, che è quello che fa tutte le fermate lungo la zona hotelera. Costa 12 pesos a prescindere. Ecco come si vede Playa del Fines di domenica alle 13. Veramente tanta gente. Sono arrivato questa mattina alle 8 e mezza più o meno. Il mare ha un colore stupendo. Ci sono parecchie onde, belle alte. Sapevo che era un posto con il mare piuttosto mosso, ma non mi aspettavo delle onde così belle. Ed eccoci sul pullman che percorre tutta l'isola, avanti e indietro. Qui mi sta facendo portare dove c'è il terminal dei pullman, che ho una stanza lì a poche centinaia di metri. Così passo dal supermercato, faccio un giro, vedo i ristorantini messicani che ci sono in giro.
ecco il classico letrero che ci accompagnerà durante tutti questi mesi in Messico. Ogni città ha la sua insegna con le lettere. Questa è quella di Cancun. Siamo in prossimità del faro di Cancun, sono solo le 10 di mattina, ma ho paura che il tempo cambi all'improvviso, e quindi proverò ad alzare un po' il drone. Magari i colori del mare non saranno come mezzogiorno, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Bye.
prossima spiaggia.